30.000 metri quadrati che comprendono un centro direzionale tecnologicamente avanzato in cui lavorano 600 persone, un museo interattivo, una piazza aperta al pubblico, un'ex centrale elettrica riconvertita a spazio eventi e di eccellenza gastronomica. E la Nuvola Lavazza, inaugurata nel quartiere Aurora a Torino, la presenza delle istituzioni e della sindaca Chiara Appendino. Padrino dell'evento, l'attore di fama internazionale Pierfrancesco Favino. Buongiorno a tutti. Benvenuti. Buongiorno, grazie. Benvenuti nella Nuvola. Ringrazio io di essere stato invitato qui. Voglio anche raccontarvi come questa cosa è accaduta. Una mattina mi squilla il telefono, io non avevo ancora preso il caffè, non è un dettaglio da poco, perché se io non prendo il caffè non so come mi chiamo, non so da che parte del mondo io sia. Una voce che non conosco mi dice: si apre una nuvola, vieni? Si apre una nuvola, apro la finestra, dico: c'è cattivo tempo, piove? No, no, la voce mi rassicura, secondo lei, dicendo: una nuvola all'aurora. Inizio a pensare che i call center abbiano cambiato strategia per tenerci al telefono. Poi mi solleva dall'imbarazzo e dalla mia ignoranza la voce e mi dice che l'aurora è un quartiere ed è a Torino. Una nuvola a Torino, penso, non vedo tanto la novità rispetto a... No, è uno spazio, e mi dicono che dovrei venire a conoscerlo. Nell'edificio, progettato da Cino Zucchi, in cui la famiglia Lavazza ha investito 120 milioni di euro, si sono trasferiti gli uffici della storica azienda del caffè, nata oltre 120 anni fa da una piccola bottega nel cuore della città sabauda, diventata negli anni un gruppo presente in 90 paesi.